Ci siamo! Ragazzi, ve lo dico, oggi sono irriconoscibile. Mi sono sistemati i capelli perché avevo tempo di farlo e sono irriconoscibile, ve lo giuro. Ma manco io mi riconosco, pare una TT streamer, però vi giuro, non lo so. No. Buonasera, credo. Niente pilonessa, ho fatto le ondine. Era da quando faceva caldo che non mi sistemavo i capelli. Quindi sì. Sono in cosplay, buonasera. Ciao. Ops. Ok, oddio, chi è? Vai via, vogliamo la Chikibe. Non è potuta arrivare, purtroppo. Il bello è che ho soltanto sistemato i capelli. Però fa veramente una gran differenza. Perché di solito li metto un po' all'aria, però oggi avevo tempo. Quindi ho detto, boh, faccio le onde. Anche perché sabato in realtà esco con un sacco di bei amici. Dai, che carine, grazie, Gabri. Sabato esco con un sacco di amici, quindi sono tipo... Domani non ho tempo perché vado all'IKEA. Non ho tempo altri giorni, però voglio essere presentabile sabato, quindi... Ehi, faccio una sistematina ai capelli. Grazie, grazie mille. Sì, sono tipo skin pool party, ancora molto strano vedermi bionda, però ci siamo. Benvenuti, benvenuti pirati, benvenuti in questa live. Mi sono fatta bella per l'IKEA. Sì, mi pareva il momento adatto per farlo. Comunque, guardatevi la live di ieri, guardatevi la live di adesso per vedere quanto è cambiato tutto quanto. Prima i capelli erano tipo così... Li ho tolti. E grazie del raid! Grazie a te del raid! Arg! Arghissimo! Che bello, grazie mille! Se c'è stata qualche sub, resub, me la sono persa. Oggi voglio iniziare subito, ragazzi. Niente chiacchiere, ma solo tantissimo mondo da scoprire, perché sono assolutamente in ritardo su qualsiasi cosa. E devo andare anche via stasera, quindi ci vediamo, ci salutiamo oggi alle 7. Io vi giuro, non so neanche come faccio a essere viva, sono sveglia da tantissimo, ho sistemato i capelli, ho fatto il disegno e stasera devo anche uscire, andare a fare ruolata, quindi sono tipo ok, 2 ore di live, ma che siano 2 ore in cui ci spacchiamo di cose da scoprire. Porca miseria, se dobbiamo solo scoprire cose oggi e basta. Tutti sulla luna. No, non dobbiamo andare sulla luna, dobbiamo andare in un altro posto. Però mi manca l'iPad, dobbiamo riprenderlo. Sveglia da che giorno? È tanto tempo addietro. Oh, sono 5 giorni fa. Però un salutino alla luna quantica sempre. Consiglio profondo gigantesco. Dai, andiamo a vedere perché adesso sappiamo come andare sott'acqua. Cioè, in realtà... Allora, ammetto che ci potevo arrivare. La cosa che non mi sta facendo esplorare i posti, sono sincera, è il fatto di avere il tempo limitato. Perché se no avrei guardato ogni singolo ciclone, ogni singolo fulmine. Ma solo il fatto che ci devo continuare a ritornare, sono tipo, non ho voglia. E poi sembra sempre che sto sbagliando qualcosa. È molto bello esplorare, però forse a un certo punto ci sarei arrivata. Sarei entrata nel ciclone, anzi, mi sarei aspettata di entrare nel ciclone sbagliato a un certo punto, però saremmo andati sotto. Lo vogliamo finire tutto benissimo, quindi ogni pianeta deve avere tutto quanto in verde, non devono esserci più cose da scoprire. E dobbiamo entrare in quella forgia, devo capire. Si va su Giove verde? Assolutamente sì. Allora, mentre faccio subito un cambio di inquadrature, vado a prendere l'iPad dove ho scritto le cose che ci mancano da fare. Ne approfitto anche per buttare la cicca, in realtà. Arrivo subito! Prendo anche l'acqua, prendete l'acqua! Esploratori, prendete assolutamente immediatamente l'acqua adesso, perché se no poi non ci possiamo fermare a farvi fare pipì in autogrill astronomico, come si dice? Spaziale. Ai ai ai. Si beve sul profondo gigantesco. No, che non mi sembra potabile quell'acqua, un po' verdina. Madonna, ragazzi, sono prontissima, vi giuro. Allora, io non posso, non ce l'ho. Non hai acqua in casa? Cosa?
Non puoi, vai subito a prenderla, devi idratarti, importantissimo. Allora, mentre vado a prendere il mio famosissimo documento di Procreate, qua avevo scritto delle cose: fulmini rossi, nucleo di profondo gigantesco, leggere le cose su gemello cenere, quindi se finiamo profondo gigantesco dobbiamo continuare quello che stavamo leggendo, vascello e capsula che sono da trovare. Sicuramente devo entrare in altri posti a rovo, però posso farcela. Pianeta lava, lì boh, ci lancio l'acqua. E ah, non ho fatto le mute della luna quantica. Me lo sono scordato, colpa mia. Ho fatto i capelli, però spero vi piacciono. Non quanto la luna quantica, però ho fatto i capelli. Allora, abbassiamo il volume. Innanzitutto ne approfitto per chiedervi, compagni di viaggio, scusatemi la fretta, ma come state? Tutto bene? I guardrail spaziali, vi abbandoni e mi messo alla galassia. Messo. Messo. La geggia orbitante attorno a profondo gigantesco. È vero! E devo fare anche il cannone delle sonde. Cannone sonde. E stazione solare. Per la pausa cannetta. Tutto bene, te? Ah, dai, prima o poi devi fare arcobaleno. Non credo. Non lo so, non penso proprio. Per ora, già gestirli rosa che se ne vanno via dopo poco e devo tornare al parrucchiere è un po' difficile. Ti stai molto bene i capelli. Grazie, grazie mille. Da un po' che volevo vedermi bionda, in realtà, da una vita. Questa cosa mi dà un po' più di coraggio, mi sa che proverò molti più colori. Ciao Cichibella, sto studiando come fare ads su Pinterest, quindi sto bene. Quando faccio cose nuove? Ah, perfetto. Tanto mi stai dicendo che non funziona il pad perché non ho acceso la tavoletta alla quale è collegato il pad. Next step pelata. Eccolo. Ok, forse ora parte. Eccolo qua, riprendi. Tecnicamente, allora, ho visto un sacco di persone io farsi pelate, amiche mie. Ma proprio per un fatto di completo distaccamento da tutte quelle che sono gli obblighi sociali e soltanto legato al voglio stare comoda e bene io e tanto mi vedo bene allo specchio comunque. Non penso di essere ancora arrivata a quel momento in cui mi guardo allo specchio e sono bella a prescindere, quindi io non potrei mai rasarmi completamente i capelli, ma c'è gente che se lo può permettere, sono molto invidiosa. Ci chiede prima, ci chiede dopo Pride. Capelli verdi profondi e giganteschi, sì, capelli quantici! Ciao! Eccolo lì! Non sia mai che ce la facciamo. Pronto? Perché va così? Perché sta andando da solo? Io non sto toccando niente. Che paura. Devo riavviarlo. Pronto? Perché vado solo? No, devo avere il modo di star fermo. Perché sta andando da solo? Immaginatevi io che faccio. Io me ne vado. Vado via. Nel cespuglio. Come i Simpson. Guardalo, guardalo. Come Homer. Perché va da solo? Perché? Perché? Capisci che è un abbonare quando vedi finito subito la quadra. Esatto, Cactus. Cosa succede? Sta facendo il moonwalk. Devo veramente riaprirlo da capo, va bene? Non so perché ogni volta che lo apro prima della live, durante qualcosa succede. Ma un applauso alla mia chat. Niente, è andata via, però eravate live. È voluto subito iniziare a giocare, lol. Ma non ho niente da dire. Oggi ho soltanto voglia di giocare. Grazie mille, Solowing. Voto minimo che mi serve per passare l'ultimo esame che mi manca prima della laurea. Madò, il mio esame in cinema. Bellissimo. Un applauso alla chat, bellissima. Ciao, JTAZ! Volevo informarla che ho chiamato la mia cagnolina Cicchetta. Cosa? Perché quando ho sentito la sua voce, lei si ferma a guardarle anche perché beve troppa acqua. Cicchetta! Oh mio Dio, ne sono onoratissima! Grazie! Se ci fosse la terza persona avremmo un nuovo meme. Un applauso ai moderatori, grazie Samufer. Che bella questa cosa. Chissà se adesso va ancora al contrario. Ma spero di no. Potrebbe essere un problema giocare così. Spero siete bene comunque. Un altro applauso. Benzairo. Ok.
Si è aggiustato. Ma non c'era uno quantica. Vabbè, non importa. Non importa, prossima volta. Allora, un altro applauso. Ehi! Eccovi! Quanti, quanti? Bravi che riscattate gli applausi per i moderatori. Allora, Torre di Gemello Cenere, perfetto, abbiamo sbloccato questa cosa. Ragazzi, è profondo gigantesco. Ammazza come sei diventata bionda. Hai visto? Hai visto? Io comunque amo il biondo, cioè, nel senso, per me tutti i capelli sono belli e stanno bene. Però ammetto che in 26 anni non avevo mai fatto questi, no, colpi di testa. Letteralmente. Ho sempre fatto tipo piccoli ciuffi, poi le punte o cose del genere. Ho aspettato che adesso si togliesse il rosa. Mi va benissimo. Almeno una mezz'ora di provare pure io. Fatelo! Provatevi i capelli diversi, poi ricrescono. Stai benissimo questi capelli. Grazie, non è neanche una parrucca, sono proprio i miei. Colpi di sole più che colpi di testa. Io volevo fare una cosa, però. In questo momento ci siamo. E possiamo orbitare intorno a profondo gigantesco. Io però avevo visto dei fulmini. E ne approfitto che sono qui per capire che cosa sono questi fulmini. Che non so proprio come approcciarmici. Ciao! Non capisco se adesso la vedo ed è sempre stata lì oppure boh. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto che quelli che giravano in un senso diverso portavano in giù. Eccolo! È lui! No, aspetta. Solo quello gira in modo diverso. E là ci sono dei fulmini. Non ci sono mai andata sui fulmini. Allora. No, aspetta, era in senso antiorario. Quindi quello. No, aspetta. Oddio, qual è l'antiorario? Questo? Questo è l'antiorario? Non mi ricordo. Qual è l'antiorario? Stanchissima! Allora, di là è antiorario, quello che va a... Oh mio Dio, entro qua dentro, va là. Sono dentro! Sono dentro! Allora, fermi! Cosa aveva detto sulle... Cacchio. Cosa aveva detto sulle cose che sono dure e resistono all'elettricità e sotto è super elettrico. Credo che dovrò approfittarmi di questa medusa per scendere. Che è viva? Allora, cosa succederebbe se io ci andassi sopra? Ma mi sembrava geniale. Spaventatissimo. Spaventatissimo. Che succede? No, 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 che è? Sono stata ricacciata su? Sì. Vabbè, almeno posso riparare al volo sta cosa. Immagino che non possa restare giù all'infinito. Allora. Fammi riparare. Ecco qua. Ok, poi. Che altro c'è? Da posto, no? C'è solo quella roba. Adesso rientriamo. A me non sembrava una buona idea. Quindi se le tocco muoio? Ora è tutto a posto. Ok, questa era quella sbagliata! Pensa bene a quello che hai detto sul giro, se no controlli gli appunti di bordo. Certo che lo faccio, lo controllo adesso. Allora. No, no, ok. No, ho sbagliato. Perfetto. Non importa. Allora, mi fermo qua. Devo controllare un attimo gli appunti. Penso che non succederà niente sott'acqua. Allora. Abissi oceanici, eccoci qua.
Anche perché sulla mappa tecnicamente non passa il tempo. Quindi. Era andata via di tempesta, ma ora sono tornato. È tornato il tornado! In quella del ghiacciaio come ci sei entrata? Ma quella era brutta e spenta, no? Non. Cioè, mi sembrava morta, oppure no? Perché comunque l'ho toccata anche da fuori. Mentre sei congelata. Aspetta, lascia il racconto delle tue nutrirsi. All'esterno è dura e gommosa, probabilmente perché la medusa in questo modo protegge il suo interiore dall'elettricità. Quindi devo entrare nella medusa, non da fuori. Per capire se all'interno è il sapore. Fatta con cose che le meduse possono tornare utili solo come isolanti per l'elettricità. Quindi la devo indossare. Mi devo indossare una medusa. Ma come faccio? Scusa, mi fai il spato, sei pazzo. Oh mio Dio, come faccio? Cioè, ok. Qual era di questi adesso? Quello lì? Quello lì. Eccoti qua. Andiamo. Voilà. Allora. Medusa cosplay. Tipo cappello. Andiamo a indossare una medusa. Oh mio Dio, io non so a che punto è quello sotto, tra l'altro. Però scusami, adesso mi spavento di nuovo. Ci devo entrare senza questa. Ok, faccio una prova con la navetta. Ok, devo entrarci senza. Ok, esci subito, prima che succeda qualcosa. Ok. Dov'è? Eccolo lì. Brava che ci sei. Capissi lo spazio-tempo di questi posti? Un orizzonte potrei esserci. Faffo di picche, grazie ai 5 mesi. Ciao Robby75, grazie per quello che fai e che sei. Ed un grazie anche alla chat, è sempre bello essere qua. Grazie Faffo, bentornatissimo. Vuoi vedermi fallire miseramente? Non mi è sembrata una buonissima idea andarci a piedi. Però proviamo. Cambiata la musica, tra l'altro, anche. Ok. Vedo che fuori è così, ma sotto no. Quindi. Quindi è giusto? Buonasera. Buonasera, salve. Permesso. Salve, eccomi qua. Ok. Come dovrei fare questa cosa qui? No, aspetti, cosa? Che faccio? Sta aumentando il suono, io non so che succede. Mi sembra che stiamo. Ma sta andando da sola? Oh mio Dio, muoio. No, raga, che cazzo è sta roba? No, dai, perché c'è un occhio che mi fissa, che paura. No, mi cago addosso. Mi cago addosso. O è una navetta a forma di occhio? Dimmi che sono trash in Omai ed è una navetta a forma di occhio. Che schifo, è orribile. Dove sono?
Dio, dove sono? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, oh mio Dio, aspetta, 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 aspetta. Boom. Sto andando via. Pronto? Ma che cazzo succede? Ora vomito! Pronto! Aiuto, qualcuno mi salvi. Sono davvero confusissima. Ma super confusa. Proiezione di... Oh mio Dio, cos'è? Brace e cenere. Uno, due e tre. Siamo sempre noi! Siamo sempre il backup dati! Io, Felspato e Gabbro! Io, Felspato, Gab... Anzi no, sì, io, Felspato, Gabbro. Ok, un altro collegamento con le maschere. Perfetto. Che cosa mi serve? Io ogni volta non capisco il senso di vederlo. Oh mio Dio. Ho il culo strettissimo. Sono così confusa da colpirmi da solo. Io sto guardando solo la chat. Come? No, devi guardare il gioco, che bellissimo. Siamo pronti a scoprire un sacco di cose vere. Dai! Oh mio Dio, aspettate, prima fatemi svuotare i sacchetti di vomito della mia... Oh, che è stato orribile. Sono ipatissima! È pieno di roba questo gioco! Lorissima, tutti seduti a prendere appunti. Ho delle ottime notizie. Privet, io me lo immagino in russo. Privet, il progetto gemello Cenere è quasi pronto per ricevere i dati della sonda del cannone orbitale lanciasonde, che ricordiamo è su profondo gigantesco, che ricordiamo spara una sonda per cercare l'occhio perché è il più lontano possibile dall'orbita del Sole. Non vogliamo che si infili in orbite non sue. Poi. Remi sta sistemando gli ultimi particolari, ma ormai manca poco. Tu e il cannone orbitale lanciasonde state bene? Certo che sì. Il modulo di tracciamento sonda è pronto per registrare le traiettorie di volo di ogni lancio e ti trasmetterà automaticamente tutti i dati rilevanti. Ma l'hanno appena lanciato, quindi... Tuttavia adesso sono preoccupato per l'integrità strutturale del cannone e del morale della nostra squadra. Non appena la sonda avrà determinato la posizione dell'occhio universo, invierò direttamente un messaggio a te e Remy. Oh mio Dio! C'è lo stato di qualcuno! Se adesso arriva qualcuno e mi dice ciao, io svengo. Svengo per terra. Modulo di lancio. Ecco qua. Ah, il cannone, credo. Sì. E quasi siamo su... Ma ci siamo già saliti sul cannone o sbaglio? Scusatemi. Mi sembra di ricordare che sul... Ciao. Ah! Questo è il cannone completamente distrutto dopo il lancio, tra l'altro. Guarda che figo. E non ci siamo ancora entrati, giusto? No, infatti lì c'è una pietra, dovremmo andare a darci un'occhiata. Sì, decisamente. Non ci siamo ancora andati. Lo vedo sempre lì, non ci atterrò mai. Cos'è passato? Ci hai quasi cozzato contro varie volte, non avevo dubbi. Allora, sai che c'è? Prendi questo e mettiamolo qui. No, riaddrizzati che mi servi di nuovo. Allora. Immagina, Privet. Il modulo tracciamento sonda sarà il primo a conoscere le coordinate dell'occhio dell'universo. Tu sarai la prima a vederle. Sono onorata e terrificata allo stesso tempo. Non chiederei mai al cannone orbitale lanciasonde di usare talmente tanta energia da rompersi. Sì, vero? Non temere, mia nervosa amica. Dobbiamo sparare solamente una sonda. Una volta che è partita, a chi importa se viene compromessa leggermente l'integrità strutturale del cannone orbitale lanciasonde? Raga! Siete dei folli! Pazzi! Questo è il motivo per cui non possiamo avere cose carine. A me interesserebbe, Mallow, a me interesserebbe, perché non saremo in grado di ricevere i dati dalla nostra sonda se il modulo tracciamento sonda andasse distrutto. Non mai. Come avete fatto a sbagliare lì? Cioè, nel senso, capisco tutto il resto.
Però porca miseria, e adesso si è spaccato tutto! Perché non c'è la risposta? Perché non c'è tipo una riga piccolissima con scritto "Oh merda!" Liberissimi di aggiungerli in post-produzione come meme. Oh, holy shit! Qua, fate questa cosa! No, anzi, ancora più piccolo con scritto "Ah, tre puntini". Se vai su quella piattaforma con lucine si inverte la gravità. Mi sa di sì, e infatti adesso proverò ad andare su. Anche se credo che andando in quei punti dove c'è quella gravità, io posso benissimo. Aia. Così forte. Ah no, niente, posso farlo solo lì. Niente, la facciamo così. Ok, vai. No. No, che è? Questo è il nostro cannone. Questo cannone ci aiuterà. Niente, spero che tu l'abbia visto. Era quello lì. Anzi, no, aspetta. Il cannone che fa più. Quella è una sonda sparata, giusto? Spirit! Grazie di aver regalato la sabba a Laura! Da craniate in soffitto, sì, veramente. Bonk! Più! E dopo, dimmi di più. Narrami ancora un'altra storia. Giù. Vieni qua. No? Allora, è giù. Ok, di là. Bravissimo. Solo voglio sapere l'altra storia, di come l'avete rotto. This is sempre our cannone. Eccolo qua. Bello, che gira. E questo è il punto in cui... Quello credo sia l'occhio. Aia. Perché adesso qua c'è della gravità? Io non ho capito. Ok. E quindi, raga, è un problema, credo. Boh, io rimango qui. Nel dubbio non salto. Così mi muovo solo appena appena. Recupero dati di lancio precedenti da gemello cenere. Numero totale di sonde lanciate? 9.318.114. Anomalia spaziale corrispondente a tutti i criteri noti per l'occhio dell'universo individuata dalla sonda? 9.318.054. Quindi l'occhio è dovunque. Accompagni, appoggi, legge, dimmi. No, tira su e fammi leggere. L'occhio è tutto intorno a noi. Ricezione dati dalla sonda in corso 9318. Visualizzazione traiettoria attuale della sonda 9318.144. Ok. Se io tornassi indietro, sì, e la mia nave. Beh, la mia nave è ancora in giro. Sono contenta di questa cosa. Ciao, Regio. Sì, no, mi manca da leggere, però al prossimo loop ce ne sarebbe un altro di lancio? Saremmo a 115? Ok. Minchia, lo vorrei anche un riassunto. Ragazzi, mi fa un riassunto. E sì.
raga, porca troia. Recupero coordinate da gemello cenere. Visualizzazione coordinate per l'occhio dell'universo. Eh? Ma sto progetto gemello cenere, ma io ho capito che cos'è o non ancora? Mi sento un idiota. Però abbiamo delle coordinate. Perché si è messo lì da solo? Non gliel'ho neanche chiesto. Bonk, bonk, bonk. Marin, grazie dei 10 mesi. Buonasera per tutta la sera. Non ho capito. Sono le coordinate dell'occhio? Io non so se crederci, però. Quindi questi pazzi tornano indietro ogni volta per lanciare... Oh, forse ho capito. Ce l'ho. Non possono aver lanciato 9 milioni di sonde se il cannone si rompe. Quindi stanno continuando a tornare indietro e stanno continuando a lanciare sonde finché non lo trovano, ma vogliono sempre che sia il first try. È un first try in loop? Quindi se io adesso muoio e torno qui, siamo a 115. Perché io torno indietro insieme agli altri, quindi sul progetto Cenere hanno fatto una tecnologia di meno 22 minuti, perché è il tempo che ci mette la sonda ad andare da qualche parte, a tipo capire se c'è qualcosa, poi ributtarla indietro e rimandarla di nuovo? Non delle coordinate, le coordinate. Beh, oddio, se durasse 22 minuti sarebbe fighissimo, otherwise. Parte la musica di Elle. Io... Questa teoria mi sembra super... ora vomito. Questa teoria mi sembra la più possibile, che mette insieme il... Perché vado indietro di 22 minuti e l'occhio dell'universo? Devi entrare lì, devi entrare... Come farò a tornare lì? Più che altro, hai capito dove ti trovi ora? Qui. Anzi, aspetta, lo rifaccio meglio. Qui. Sono qui! E no, perché... Sono dentro profondo gigantesco! Ho paura che non riuscirò a uscirne perché non so pilotare la mia stessa tuta! Ah, ecco, adesso è chiaro! Sono praticamente nel centro di comando dove si analizzano le coordinate della sonda. Il punto è... Non è che si rompe, vero? Ma va, ti pare che si rompe? Il punto è che si è rotto e io non penso abbiano fatto 9 milioni di sonde, lanciasonde. Ma continuano a tornare indietro per continuare a provare, ma senza avere limiti di tempo, ma continuando ad accumulare la stessa conoscenza. Se tipi sono effettivamente dei geni. Come va lì? Un po' freddino! Ci sta un po' di corrente, un po' di spifferi, antiorari, orari, dipende. Ah, che ore sono? Però sono sempre in orario, si può dire. Io ho un dubbio. Ah, pure io ho un sacco di dubbi in realtà. E mo bisogna... Cioè, appena riesco a uscire tocca andare su quella sonda. Perché di sicuro gli amici di casa Foster non l'hanno... Però una direzione che sia quella, una, me la potete dare, per favore? Tipo lì, 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 lì. Ce l'ho fatta. Mi sento veramente una grande. Aspetta, ma io adesso come torno su? Merda. A parte che dove sono effettivamente? Che paura! Spirits, grazie mille di aver regalato una sub a Procione Viaggiatore. Mi sono cagata addossissimo. Non poco.
No, ho sbagliato. Anche Spirits! Spirits è legato alla sua banca Reggio, perdonami, mi sono fatta prendere delle scoperte. Perché non posso accendere? Ah, ecco i fari. Ma se tocco questa cosa, che succede? Muoio? Ok. Fammi indovinare, non c'è nulla. Per una volta che esploro. Quindi dovrei morire e tornare qui. Non ci ho messo tantissimo, però mi sono decisamente cagata addosso mentre facevo questa situazione. Comunque sì, raga, cioè è inequivocabilmente un occhio. Anche questo è un lanciasonde, o sbaglio? Medusa! Vado a prendermi? Ragazzi, è arrivato il mio treno, arrivo. Ti prego. Aiutami a capire questa prospettiva perché io non c'eri. Ora muoio. Che bello il suono del. Ci sei riuscita! Grazie, Jaytaz, per aver regalato una sabba Harry Potter poche stampante. Grazie! Quanto vorrei vedere dove sto andando. Posso in effetti. Perché posso fare così. Che è assolutamente un bug. Credo. Ora muoio. Perché lì in fondo c'è questa roba. Perché su profondo gigantesco, che è un pianeta che fondamentalmente si fa i cavoli suoi, che non dà fastidio a nessuno e che non è nato per rispettare le regole dei nomai, ha un nucleo sotto il quale. No, dai, era uscita. È uscita, non puoi farmi finire il gioco adesso. Maledetto. Complicarsi la vita. Perché hanno fatto questa cosa? Perché sono lì a fare cose? Perché mi ha rotto la cosa mentre non c'ero? I miei poveri sistemi elettrici. Ah no, già, aspetta, sono stata io. Aspetta, c'erano delle cose. Non individuabili? No, ok, no. No, no, no. Tipo oscillazioni quantiche. Non identificate. Ne un po' non identificate, però. Perché ogni volta che scade questo tempo. Che succede? Qui, se rimango qua. Però non vedo niente che succede, se non vedo. Alla sonda succede qualcosa, fanno qualcosa, fatemi vedere. Mi sembra diverso. Cioè, ho visto della texture, però non penso che sia dovuta a qualcosa che succede. Ciao, amici ciccoli, ciao! Bello questo primo loop! Raga! Sì! Abbiamo scoperto
cose. A mutarmi. Non ho letteralmente toccato questo con le tette di nuovo. Cosa? Io ho letteralmente detto andiamo presto. Audio. Bella domanda, ce lo stiamo chiedendo tutti in sala. Mi sa che l'hai tipo sfiorato. Ma con la fantasia l'ho sfiorato, col potere della suggestione, perché io non ho fatto niente in realtà. Andiamo, andiamo. Quindi adesso se siamo a 115, io vado prima sul cannone. E non sarà facile atterrarci. Ora che ci penso, vado sul cannone. Ma sono sicura che vado sul cannone. Perché non... Sono sicura che andrò sul cannone. È un punto dove posso fare tipo pilota automatico, eh? No, no, assolutamente no. Colpa di Harry Potter. Come farò ad atterrare lì sopra? Ma sì che poi l'hai fatto un minuto fa. Davvero? Controllalo. Posso fare questa cosa? No. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Porca puttana. No, no. Non è qui che dovevo andare. Era di là. Oh mio Dio, ok, ce l'ho, ce l'ho. Vai, vai, vieni, 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 vieni. Ce l'ho, ce l'ho. No, 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 che sono rotte tutte. Cabina di pilotaggio, che cosa... Quindi questo è rotto? Quindi tu non vai più? Che cazzo c'è che non va? Io scendo, voilà. Grazie Spirit! Che ha regalato una sabba? Lizzy Mako di traccia! Grazie mille! Ok, ci sono entrata. In qualche modo, anche senza alberi, ce l'abbiamo fatta. First try. Atterraggio perfetto. Ma insomma, vado. Pensavo sarebbe stato molto più epico. Però effettivamente non c'è la gravità. Quindi tipo... Ok, devo andare io comunque. Voilà. Niente alberi. È una bugia che si è parcheggiata così però. No, infatti non è mai andata così. Posso respirare? Registro della nave aggiornato. Che bella! Aggiorniamo il fatto che è molto bella. Allora... Cosa c'è scritto? No. Vado io. Modulo tracciamento sonda. Sono varie stanze? Sto per uscire? Ok. Modulo tracciamento sonda. Modulo di controllo. Modulo di lancio. Ok. Quindi è tutto rotto. Ma qui dentro c'è qualcosa. Aia. Perché io non sono entrata da qui. O sì. No, non mi pare di essere entrata da qua. No, infatti. Buon pomeriggio! Sior, 33 mesi, 15-18, quanto fa, coglione! Grazie mille! Ma effettivamente 33. Era da mesi che aspettavo questa occasione. Bellissima.
Bellissima. Che cos'è sta musica? Oh. Aspetta, ma qua tirano. Oh mio Dio. Se spunta qualcuno e mi dice ciao, io urlo. Vi prego, no, se c'è qualcuno, non venite fuori, non vi voglio conoscere, mi cago addosso. Perché è partita la musica? Devo prendere a schiaffi qualcuno? So già cos'è, questa cosa probabilmente mi porta di là. No, questo. Sì, esatto. No. Sopra di nuovo! Non è una proiezione, o sì? Ti ricordi la proiezione che hai visto su Profondo Gigantesco? Non è la stessa? Mi sembrava questa! Cioè, mi sembrava che comunicasse con la sonda che è questa qua. Aveva perfettamente senso. Sì, no, modulo di lancio. Mello, la mia metà migliore. Ma questo è il modulo di lancio? Giusto? Cioè, modulo di lancio è la stanza di là. E noi in che modulo siamo? Modulo di lancio. Oh merda, aspetta, fammi leggere. Mello, la mia meta migliore. Cassava ci sta inviando gli ultimi componenti del cannone. Presto, relativamente parlando, conosceremo l'esatta posizione dell'occhio. L'idea di completare la ricerca curiosa e affascinante dei nostri avi fa aumentare la mia temperatura cardiaca, tesoro mio. Cassava mi ha detto che lui e la squadra del cantiere hanno determinato un'impostazione energetica massima sopra la quale non dobbiamo assolutamente salire. Questo è il modulo di tracciamento sonda. Ho capito, sono nel giusto se assumo che ignoreremo del tutto questo limite? Dare al cannone orbitale lanciasonde tutta l'energia possibile senza intaccarne l'integrità strutturale ci permetterà di massimizzare la possibilità di individuare l'occhio dell'universo. Sono sicuro quasi al 100% che i nostri amici abbiano preso in considerazione la sua natura ribelle, quindi sì, ignoriamola. Sì, la sonda deve viaggiare al massimo della velocità, il più lontano che può, apporterò delle modifiche. Quindi scusami un attimo, visto che c'è anche un'altra pietra. Quindi è il modulo di fianco? Però un vetro rotto. È la stessa! È la stessa perché c'era quella pietra che. Non c'è la gravità e non c'è niente qui. Sì, avete ragione. Non era questa. C'era una pietra che stava in alto. Questo che cos'è? Profondo gigantesco, pietra di proiezione. Dimmi tutto quello che sai. Ho brutte notizie, Avens. Yarrow dice che c'è stato un problema con la fonte energetica proposta. Il cannone orbitale lanciasonde non avrebbe fatto fuoco. Spero che tu mi stia solo prendendo in giro, Cassava. Temo di no, amico mio. Loro non sono certi di riuscire a risolvere il problema. Quindi il cannone orbitale per ora è fermo a tempo indeterminato. Di' a Privet e Mello di tornare dal cannone. La mia sposa e io rimarremo al cantiere per il momento. Un aggiornamento. Io e Mello ci uniremo a te, Daz. Privet è ancora a trovare suo fratello. Teme che Idea possa sentirsi in qualche modo responsabile. Non ho capito quanto è andata male sta roba. Ma prima o dopo che tutto è morto e. Cioè, quando il rovo ha colpito il vascello, questi stavano ancora cazzeggiando? Si erano già divisi? Hanno detto: vabbè, ragazzi, ok, siamo qui, ok, c'è un problema con i rovi, però cerchiamo l'occhio dell'universo. Cioè, ormai siamo qua. C'era anche dell'amore. C'è dell'amore, sì. Ci sono due persone che sono due su due capsule di salvataggio diverse. Eccoci a Profondo Gigantesco. E infatti, qui guardavamo qua dentro. Ci sono stati qua. Mi ricordo questo punto. Ok. Bello che ora sto trovando anche gli altri pezzi. Bastava un saltino comunque.
No, no, fai un saltino. No, mi serve che tu vada lì. Saltino, bravissimo. Perché? Ok. Che è identico all'altro. Anche qua ci sono delle coordinate. Questo è il cantiere che abbiamo già fatto, esatto. Gemello cenere, sonda. Gemello cenere, manda. Ecco, bravo, traduci. 8 minuti 56 secondi fa, richiesta di lancio. Ricevuta da progetto Gemello Cenere. Oh mio Dio! Cannone allineato con traiettoria della sonda selezionata casualmente. Campo di gravità attivato. 8 secondi fa. Il tempo cambia. Eh sì, 9 minuti e 12. Certo che cambia, perché è stata lanciata appena abbiamo iniziato il loop temporale. Quindi stanno continuando a tirare sonde. Però hanno delle coordinate. Perché ogni volta che ho un'informazione ce ne sono due che non la confermano? Hanno delle coordinate giuste. Perché continuano a tirare sonde? Sì, è il tempo che passo. Sbam, si è rotto. Avvio registro di lancio, cannone orbitale lancia sonde, richiesta di lancio ricevuta, lancio sonda avvenuto con successo, ma non mi pare proprio. Il modulo tracciamento sonda sta ricevendo dati dalla sonda. Il cannone orbitale lancia sonda è stato compromesso strutturalmente durante il lancio, rilevati danni a molteplici moduli. Che cazzo però. Dai, era il pezzo più interessante! Via! E questa è la cosa tutta rotta. Riguarda questa animazione quando hai finito. Eh sì, ma so persa. Rapporto dei danni del cannone orbitale. Individuate debolezze strutturali. Valutazione danni moduli in corso. Modulo di controllo. Intatto. Nessun danno strutturale. Modulo di lancio. Finestra panoramica spaccata. Modulo esposto al vuoto spaziale. Alla seconda. Dobbiamo andare in quella che si è spaccata, che è a fianco. Boom. Ok. Una si è aperta ed è andata via. Oh ed è entrato nel vortice, nell'unico vortice che ti faceva andare sotto. Ma che sfiga! Ma che sfigati che sono, poveracci! E scusami, ma ci sono morti? Io non c'era nessuno dentro. Non è che avevano esattamente provato ad aprirlo, credo, a uscire. E infatti, guardalo, guardalo, eccolo lì. È lui. Modo di tracciamento sonda mancante. Noi siamo in quello intatto. Noi siamo di controllo. Lancio e tracciamento sonda mancante. Quindi dobbiamo andare a vedere l'ultimo. Ciao, Verstoria!
Nuovo livello di sfiga, veramente, ragazzi, cioè, poverini. Vabbè, ma tanto i cicloni ci riportano in superficie. Ma porca puttana! Ora dove siamo? Non è possibile. Invece che non mai dovevano chiamarsi no, dai. Oh mio Dio, l'ho detta ad alta voce. Vi chiedo scusa. Era molto brutta. Ciao Jack! Modulo di lancio. L'abbiamo sentito tutti. Scusatemi. Allora, purtroppo mi sono già dimenticata i nomi. Noi siamo stati in quello lì che si è chiuso e non ha subito danni. Questo qua è precipitato. Ci manca da controllare questo. Non me lo dire, non dirmi che devo andarci da fuori. Dai un pugno! Sposto con le... Non c'è la gravità, non è pesante! No, dai, devo uscire? Ho poco carburante però, devo andare a prendermi una cosa prima, credo. E invece... devo uscire da lì, tra l'altro, se voglio provare a fare qualcosa. Andiamo un attimo in nave, va là. O andiamoci in nave, non lo Grazie, Calalu, che gentile. Ti giuro, stiamo scoprendo tutto quanto, ogni cosa. Non mi sto facendo scappare niente, voglio tutte quante le informazioni verdi sulla mia mappa. Anche perché più ne scopro, più voglio saperne. E tra l'altro qua devo anche un attimo aggiustare il sopra della mia dolce navicella. Pronto. Ah, ecco. Non saliva, non... Pronto. Allora, intanto faccio così e così. Tutto questo siamo venuti nel Wyoming. Ora è a posto. Ok, proverò ad andarci dalla capsula rotta. Ma sei bionda? Sì, ora sì. Prima non lo ero, poi mi sono buscato una freccia nel ginocchio, un ombrellone da spiaggia nel ginocchio. Ah, il mio ginocchio! Un tempo ero rosa. Tu sei rotto. Ok. Ciao, noi siamo rotti. Io spero di non perdermi nello spazio, proprio perché sta cosa sta orbitando mentre io me la giro. Di fari per l'amor del cielo. Eccola qua. Ah, ma da fuori non si vede, è molto figo. Perché è partita la musica da boss solo lì? Voilà. Modulo di tracciamento sonda. Qua immagino ci siano scritte le loro ultime volontà perché non ci sono. Oh, grazie, Gromax. Immagina, Privet. Il modulo di tracciamento sonda sarà il primo a conoscere le coordinate dell'occhio dell'universo. Tu sarai la prima a vederle. Ehi, adesso le sappiamo anche noi. Sono onorata e terrificata allo stesso tempo. Non chiederai al cannone orbitale lanciasonde di usare talmente tanta energia da rompersi. Vero?
Notate che la scritta della domanda è molto più corta di quella della risposta. Io mi aspetto un tot di scuse. Non temere, mia nervosa amica. Dobbiamo sparare solamente una sonda. Cioè, una volta che è partita, chi importa se viene compromessa leggermente l'integrità strutturale del cannone? Ah, giusto. Sai, se no non si può vedere. Come registro della nave aggiornato? Io l'avevo già letta questa cosa. Allora, modulo di controllo. Che sono le... Quasi sicuro al 100%. E poi vediamo questo. Questo dovrebbe essere... di là? Dove... Ah no! Tracciamento sonda! Ecco dove avrei dovuto scoprire che questa stava di sotto. Eccolo, ora ho capito. Qua avrei detto no, vabbè raga. Però io ce l'ho già. È stato bello scoprirlo dopo. È stato bello chiedersi prima, ma perché è lì? E poi, oh, che sfigati! Questa avevi già letta, l'altra no. No, no, l'avevo già letta anche l'altra invece. No, 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 ritorna lì, ritorna giù. Che fai, che fai? Direi che abbiamo visto tutto in realtà. La domanda è: ma ci sono riusciti? Oh, ah già. Ce l'hanno fatto o no, sti poveracci? Io non capisco. Hanno lanciato tante di quelle sonde che io non riesco a capire se ti farei per loro oppure dargli il premio degli sconfitti. Vi giuro, non ci arrivo. Appena penso di esserci arrivato, c'è qualcos'altro che mi sfugge. Quello era chiaramente un pezzo da cui dobbiamo sfuggire se non vogliamo morire. Oh oh, perché si sta allontanando? No, no, no. Pronto? Perché? Andando? Pronto? Perché mi si è allontanato? Cosa? Cosa? Cos'era quel cerchio che bianco che mi ha praticamente detto tu sei morta, tu morirai qui e ora? Tra l'altro io non ci sono mai andata. Sapete che c'è? Aspetterò qui di avere zero gravità perché vorrei andare lì sopra. Ridendo e scherzando, siamo veramente arrivati a Pizzo Calabro. Galileo Sbrazzi, grazie di 4 mesi. Buongiorno Parazzone, scusami, non letto ora. Parazzone, buongiorno, è qui che si acquista il biglietto da Luna. Prego, si accomodi. Abbiamo ancora un'oretta da passare insieme. Già siamo a posto, direi. Beh, che dire. Quale di questi cicloni ci avrebbe portato di sotto perché ci dobbiamo andare? Però a piedi sarà abbastanza lunga. Eccolo lì. Mi sa che è quello. Però non ho molto carburante. Potrebbe non essere una buona idea andarci. Però devo solo controllare che ci siano abbastanza sonde. Oh beh, tanto ormai. In the eye of the hurricane, there is quiet. Dai, entra! Dai, entra dentro! Che me lo son perso! Dai, vai! Vai! Dentro! Vai! Via! Entra! Perché vado dritto e non va dritto la prospettiva? Che succede? Ma come? Dici, ah, mamma! Ma 5 minuti! Dai, è arrivato adesso Paolo! Non entra, non entra. Devo entrarci per forza con la navetta, mi sa.
C'è qualcosa che mi respinge. Che poi in realtà no, ci sono benissimo entrata senza navetta da fuori. No, vi confermo che non mi fa entrare. Può entrarci dall'alto, non a pelo d'acqua. Ed essendo che la gravità è per due, in realtà non ci posso neanche arrivare. E niente. Facciamo ripartire tutto allora. E mi manca ancora da capire perché il sole se la prende con noi a un certo punto. Vabbè, mediterò qui. No, in realtà mentre ero sulla navetta, per fortuna avevo visto tutto quello che c'era da vedere, sono partita nell'aereo. Così. Via. Verso nuove avventure. Medit. Centosedici. E una di quelle capsule vola dentro. Tuoni i fulmini. Quella è un'altra sonda, immagino. Era un mirtillo, no! Era una cicca. Diamo una lettura per vedere se abbiamo finito. Ma certo, non vedo di vedere la mia mappa. Io apro la mappa si aggiorna e fa merda, io lo so. Da sto giro mi sono impegnata di brutto, mappa. Lascia fare. Guarda, guarda quanta roba aggiungo. Vai, vai, vai. Boom, 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 boom. Guarda la mia coordinata. Look at my coordinata. Wow. Bellissimo, bellissimo. Guarda con tutti i disegnetti. Guarda che li ho tutti. Guardami. Cannoni orbitare lanciasonde. Tutto fatto, tutto finito. Devo solo rileggere quest'ultimo pezzo. Un applauso da... Un applauso alla mappa che si aggiorna. La mappa, wow. Dal cannone orbitale sono state lanciate milioni di sonde. È l'unica parte che non mi è chiara. Modo di controllo. T'a posto. Arrivederci e grazie. Allora, aspetta una rilettura, va là. Richiesta di una sonda da parte del progetto Gemello Cenere. Il cannone venne allineato con una traiettoria della sonda selezionata casualmente. Il lancio della sonda venne effettuato con successo, ma durante le operazioni dell'integrità strutturale il cannone è stata compromessa. Ci sono danni rilevabili in molti dei suoi moduli. Si chiede fattura e non parla di buste, cosa? Il modulo di lancio è gravemente danneggiato, ma la sua pozza di proiezione sembra intatta. Un anomai di nome Mellow sosteneva che non era importante che l'integrità strutturale del cannone fosse compromessa, vista la necessità di lanciare un'unica sonda. Quell'anomai, purtroppo, adesso è stata licenziata. Privet, un altro anomai, controbatté che se il modulo di tracciamento sonda fosse stato danneggiato, non sarebbero stati più in grado di ricevere i dati trasmessi dalla sonda. Aggiorna la mappa, sempre la mappa. Who are you? Who is so wise in the ways of silence? Dal cannone orbitale sono state lanciate milioni di sonde. La sonda numero 9 milioni divenuta nome nello spazio profondo corrispondente a tutti i criteri noti per l'occhio dell'universo. Quindi 60 sonde fa. Che però stanno aumentando. Il modulo più importante è nel posto più inculato, giustamente. 60 sonde fa hanno trovato le coordinate. Il modulo di tracciamento registra automaticamente le traiettorie di ogni sonda e trasmette i dati al progetto Gemello Cenere. Quindi io devo capire questo progetto Cenere. Ho trovato le coordinate che non mi hanno raccolto per vedere la posizione dell'occhio dell'universo. Io ho addirittura le coordinate precise. Sto progetto, ma che è? Ma mi dite di più? Ma poi sta stazione, come ci arrivo? Abbiamo finito qua, comunque. Abbiamo finito anche gli abissi oceanici. Yay! Yayissimo! Mi manca ancora caverna fondo lago. Sì, nell'intruso ho già fatto tutto quanto.
L'intruso, un macello incredibile l'intruso. Qua l'ho fatto. Qua mi mancano questi punti, ma penso di dover entrare nei puntini bianchi. Vuoto fragile è finito. Ah no, ma che questa cosa? Dai, di caverna. Bisognerebbe esplorare il gemello cenere, Robby. C'hai ragione. Allora, questo è fatto. Nucleo fatto. Cannone fatto. Cannone. Vabbè. Rovo oscuro, vuoto fragile. Sondaggio. Ragazzi, sondaggio. Troviamo un modo di entrare nella forgia? O andiamo a caverna fondo lago? Anzi, caverna fondo lago. Forgia? O gemello cenere? Vai. Facciamo una sonda fra questi. Per favore. E votate, mi raccomando, perché io non so scegliere quale è più bello. Dove si va? Dove si va? Dove si va? Dimmi un po'. Grazie! Subitissimo! Sì, rapidissimo, veramente. Dopo che fai fondo lago sei pronta per Luna Chan. Ci siamo già stati su Luna Chan. Però prima, io credo che Luna Chan sia l'ultima cosa che dobbiamo vedere. Quindi, a prescindere da quali saranno i nostri percorsi, Luna Chan rimarrà per ultima. È veramente la nostra automobilina verso il finale, secondo me. Perché va lì. Il fatto è che la Luna va lì da sola, perché gli va. O va lì perché ora abbiamo le coordinate per andare lì. Team Rovo Oscuro. Ma ragazzi, l'abbiamo... È un po' lunga Rovo Oscuro. Mi sa che adesso... Cioè, ho scelto delle cose un po' più di completismo... Che comunque ci danno informazioni, perché ancora non sto capendo, quindi mi serve, perché a me sembra che il vascello sia roba cicciosa che dobbiamo tenerci per domani, che ho 3 ore. Ha vinto caverna a fondo lago. Let's go allora, va benissimo, andiamo lì. Andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere su questa caverna. Sono contentissima perché sono curiosa di tutto. E niente, ha vinto Rovo. Come ha vinto Rovo? Io davvero. Allora, gemello glessidra, eccoti qua, gemello braci. È sempre pericolosissimo tra l'altro andarci, perché c'è sempre o il sole o un altro pianeta davanti. Quindi tra tutti quanti il vuoto fragile è tipo il più facile da arrivare. Domani è ancora Outer? Io penso che sia giusto fare così. Perché non sta scendendo la sabbia? Ci metto un po' prima di scendere. No. Perché? Perché sei fra le balle, non ti voglio. Ok. Atterro solo lì. Atterro. Oh mio Dio. Posso anche scegliere dove atterrare a volte. Guarda che brava. Guarda che brava. Oh mio Dio, che bello. Allora. Adesso vado giù a vedere dove sono atterrata. Vabbè. Ah, ora è partito. Guarda che bello. Quasi, quasi, questo piedino mi confonde. Allora, caverna fondo lago dove stava? Merda, non l'ho segnata, aspettate un attimo. Niente, non posso. Polo nord comunque. Andiamo al polo nord. Volevo flaggarla, ma... Il polo nord che è quello lì, immagino. Quello blu, mi penso, di pare, non mi ricordo. No, quello è il sud, a posto. Devi andare nel rosso, azz. Avevo il 50% di possibilità di dirla giusta. Facciamo che la levo da qua, ma... Mettiamo dove c'è più
terreno, tipo. Dove c'è più terreno? Dove c'è più terreno? Qua! Oh, grazie. Non si guida da ubriachi. Eccolo lì, nostro amico. Guarda quanti pianeti che possiamo vedere. Allora, perché non ci siamo mai andati qua? Perché l'ultima volta siamo andati sul fondo e c'era la sabbia, mi pare. E quindi non abbiamo potuto finire le nostre esplorazioni. Ma adesso che c'è poca sabbia, tecnicamente. Quindi sarò tutto. Devo ricominciare. Veramente, devo ricominciare. Veramente! Dobbiamo sfruttare il lasso di tempo in cui la sabbia non scende. Ma quando sono lì sotto non so dove andare, non ho il tempo di capire una direzione. Così sarei certa come punto incontrare tanta abbia sopra la taverna. Vai! Axel, grazie! Buongiorno, ogni tanto passo saluto con rinnovo. Ciao Luna! Yay! Ok, io non mi non girerò la testa, andremo lì subitissimo. Non controllo neanche se mi sono pulita i denti. Presto, presto. Appena svegli, così. Boh, di colpo. Let's go. Dai, 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 dai. Avrò chiuso il gas. Non mi interessa. Non è importante. È importante solo la conoscenza. Let's go. Ciao Luna! Che dolce che sei. Ci vediamo dopo. Un bacino. Dai, 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 andiamo lì. Presto. Cazzo ce ne frega, lo chiudi al prossimo loop il gas. Galileo l'ho ringraziato, mi pare di sì. Grazie, Galileo. Ciao Gianni! No, levati dalle palle, stupida sabbia, non mi interessi. Cos'è quello? È l'occhio dell'universo. Perché sta lì? Boh, non mi importa. Devo trovare un accampamento adesso. Non importa, non c'è tempo! Non c'è tempo! Scusami. Ah, ok. Mi sono fatto malissimo. Ok, vado. È che non so dove andare poi. Ok. Lascerò qui lo scout nel caso. Ogni bivio da una parte lascio lo scout e dall'altra no.
ci deve essere un buco. Rip caviglie. Sì, però... Tanto io non ci passo, quindi... Merda. No, mo mi schiaccio, dovrò rifarlo da capo. Grazie, Serpollo! Grazie mille di 10 mesi, bentornato. Io non l'ho visto se è entrata, comunque. Oh, merda! Questa? Mo, e mo! Dove devo andare? Dai, dai! Non adesso! Perché non sto andando? Perché? Ah, perché devo caricare il carburante. Che faccio? Che faccio? Che faccio? Ok, mi sistemo qui sopra. Scendi, ok. Vado. Merda. Merda. Per forza qua, credo. A meno che da qua non torno indietro, no. Avete ragione, devo farmi luce. Madonna, ci sono arrivata. Deve essere per forza qui. Vado? Grazie al cazzo, brutto schifoso. Ah! No, i cactus quantici, no! No, 3 minuti di ossigeno, no! Ma raga! Io mi perdo, ma siete matti! Oh mio Dio, sono alberi. Oh mio Dio, luce. Aspetta, fammi respirare su questo albero in particolare. Cacchio, cacchio. Ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Ma che cazzo sono quantici? Non lo erano però di là, eh. Me lo ricordo perché io saltavo sempre lì. Yes, yes. Se sei venuto a cercare Conius, eravamo proprio qui quando è sparito. Manca da 2 giorni ormai. Il tuo strano amico errante fatto di rocce è qui, mentre Conius no. Cos'è accaduto prima che Conius sparisse? Stavamo esaminando le varie rocce. Ricordo che Conius era in piedi su quella più grande. La roccia errante stava prendendo appunti quando all'improvviso la mia lanterna si è spenta. Quando l'ho riaccesa, Conius e la roccia erano spariti. Per la legge quantica... Colius, abbiamo verificato la presenza di questo frammento roccioso dall'aspetto insolito e di numerose rocce più piccole in altre 2 caverne, ma non so se questa informazione sia rilevante. Ma Colius è quello che aveva la tenda sopra quella roccia incredibilmente grande, esatto. Questa cosa che fa?
Oh, spegni e accendi la luce. Ma quindi basta? Oh, ho capito. Fermi, ho capito. Scusatemi. Ho appena capito. Aspetta, così è fargli la foto, vero? Però aspetta, perché se faccio la foto ma poi mi metto a leggere sparisce. Quindi, come faccio a leggere e non far sparire la roccia? Vabbè, ormai è sparita. Questa roccia mi è familiare. Hai viaggiato fin qui, mia sedimentaria amica? Perché la tua struttura e il tuo colore unico sono identici a quelli di una roccia che conosco? Non è lo stesso frammento di roccia della caverna che abbiamo trovato in fondo al lago prosciugato, al Polo Nord? Abbiamo in programma di riesaminare la caverna a fondo lago a nord. Forse la nostra amica roccia ci accoglierà laggiù. Un aggiornamento, siamo tornati alla caverna a fondo lago per osservare meglio. Questa è già stata. Questa cosa l'ho già letta. Colios è sparito. Era andato a caverna a fondo lago. Non riusciamo a rintracciarlo in alcun modo. Non so quanto l'aria. Chiedo a qualsiasi amico di andarci a trovare Colius. Però qua ci sono già stata. Però va sempre negli stessi luoghi. Città d'ombra, sono venuta in realtà, c'è Colius. È la mia creatitudine, Burr. Sir. Io e Colius stavamo studiando la geologia. Dove è scomparso? Eravamo nella caverna in fondo lago. Ok, dicono più o meno tutti quanti le stesse cose. Quindi immagino che qui ci sia la città d'ombra. C'è anche la mia nave. Ah no, qua sono proprio fuori. Ok. Quindi dov'è Colius? Ah, capace che se torno qui a un certo punto schiatto malissimo. Mente, cosa? Silenzio. Curioso, questa roccia mi ha trasportato con sé in una nuova zona. Chissà perché è successo. Curioso, ma al contempo preoccupante. Questa nuova caverna non sembra avere ingressi e uscite. Inoltre, la roccia che mi ha portato qui è scomparsa mentre non stavo guardando. La roccia errante è tornata. Mai prima d'ora sono stato così felice di vedere un campione sedimentario. Mi domando se anch'io sono brevemente passato in una fase quantica quando la roccia mi ha portato qui. Sembra la spiegazione più probabile. Ipotesi: se la roccia mi ha portato in questa caverna, potrà anche farmi uscire da qui. La mia ipotesi si è rivelata corretta. Posso viaggiare su questa roccia a patto che non osservi ciò che mi circonda. Pertanto deve esserci buio pesto. Porterò qui la mia mentore affinché possa vederlo. Anche Melorai è qui adesso. Teorizziamo che quando un essere cosciente entra in contatto con un oggetto quantico, cessa di fungere da osservatore, ovvero quando c'è buio pesto, allora l'essere stesso si intreccia con l'oggetto quantico e si sposta insieme ad esso. Amici, Colius ha scoperto una nuova legge quantica. Mi ha inoltre promesso che non svanirà mai più.
nemmeno se così facendo scoprisse qualcosa di interessante. Abbiamo imparato una nuova regola. La regola del stesso luogo è la regola, probabilmente quella del teletrasporto. Oh no, ti prego, spunta di nuovo. Ah, ecco, grazie mille. Paura. Quella che ho usato nella torre. Eh sì! Fighissimo! Oh mio Dio! Da qua posso uscire? No, è la cosa della non uscita qua. Eccoci. Questo cos'è? Non sono morta per la sabbia, lo ritengo un clamoroso successo, non poco, tantissimo, raga. La mia nave. No, 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 niente fuck. Tranquilla. Non stavo per dire una parolaccia. È curioso che tu sia qui a osservare tutte le volte che mi succede qualcosa, cara vecchia luna. Che forse sia tu a fare tutto questo, perché lo trovo un po' strano che ogni volta... Vabbè, lasciamo perdere. Aiuto! C'è anche Luna che ti guarda e non dire parolacce. Fiss. Io ho scoperto così tante cose che voi non potete farci niente. Ho vinto io, datemi il Nobel. Cosa stavi dicendo, scusa? Luna uguale Super Mario. Allora, mi pare che ti capire che il tuo primo lancio è andato bene. Ok. Che ci vai qui fuori? Ciao John, come non ti funziona il Prime? Che vuol dire? Deve funzionare, lo paghi. Forse posso andare su gemello cenere, dici? Però non ho molto carburante. Però aspetta, tu hai carburante per me, vero? Sì. Bravissimi. Guarda che stava per passarmi di mente. Forse ci posso arrivare veramente, sai, con un bel saltino. O lì o sul sole, non è molta la scelta. Prova ad aspettarlo. Aspetterò qui. Da qui, se fa un altro giro, tecnicamente posso riprenderlo. Ma prendiamo la nave. E la nave è sotto la sabbia. È lì schiacciata da qualche parte, la nave, purtroppo. Credo. Cioè, se la indico e gli chiedo dov'è, mi dice che è sotto. E sembra molto plausibile. Guardala! 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 Va che se mi va male è tua la colpa, sai? Me la prendo con te! Stai molto attenta! Goodbye, moon man! Non è solo oltre l'orizzonte. Non è che avete ragione. È che non ho voglia di rischiare. Posso prendere quella in prestito? Oh beh. Troppo tardi per pensarci. No, aspetta, 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 non posso! C'è la sabbia! Merda! Non posso andarci con la sabbia, ci ho pensato... Si prepara la gigabe per un triplo carpiato rovesciato! Ops!
Tra malissimo, è andato malissimo, mi sono cagata sotto all'ultimo. Non mi fido più di te, Chikibe Senpai. Come no? Che ho fatto? Luna, ho scoperto più cose oggi che in generale. Avevate ragione, era solo il sole. Brighella. Brighella. In realtà mi protegge, evita che io faccia troppe cazzate. Allora, direi che a questo punto. Aspetta, aspetta, aspetta. Prima di tutto. Ho finito le informazioni della situazione caverna fondolaghesca? Ho finita. Sono fantastica. Oh yes! Cosa c'è da esplorare qui? Cosa ho mancato? Cosa ho mancato? Il bagno comune? Cosa ho mancato della città? Non è possibile, ho visto tutto quanto. Mentirosi e bugie. Vado via, ciao. Madonna santa. Boh, niente. Ce l'ho quasi. Era quasi un atterraggio ottimo. Omnisfera, non ho capito. No, cosa hai detto? Ti prego, se mi vuoi bene. Se mi vuoi bene, ti prego. Ti prego. Ho fatto un errore. Sono finita dove c'è la sabbia. Ma possiamo sistemare tutto. Guarda, prima che finisco sul sole, ho paura della morte. Dove sono? No, porca di quella puttana. Sono finita di nuovo. Ma non ci voglio stare su questo pianeta di merda. Voglio andare sull'altro. Aiuto. Schiacciata tra la mia navetta e la sabbia. Ma si può essere più sfigati? Ma si può essere più sfigati di così? Non ci posso credere io. Quante possibilità c'erano? Boh. Se ti senti sfortunata, pensa ai nodai. Possono luna quantica colpirmi se si può. Quindi accorciamo la lista delle cose che, co non, po cose che non potrebbero succedere, ma succe io non so cosa ho detto, però l'ho detto, ormai è andato, è uscito dalla mia pocket, voi non potete farci niente. Qual erano le altre? Ah, vabbè, possiamo fare solo gemello cenere, direi, a questo punto. È l'opzione più vicina e rapida. Credo ci sia solo da leggere e non vedo l'ora. Ogni loop le sonde se ne vanno ogni volta in un posto diverso. Sì, è vero, guarda lì che sta là che ci aspetta. Oh, sto già qua e ci ha messo un po'. Perché l'ho notata questa cosa delle sonde diverse, ma gli ho dato una spiegazione, ossia che ogni volta scelgono una rotta diversa. Ogni tanto abbiamo visto delle proiezioni con del liquido che spiegavano come decidevano di mandare le sonde. E ogni volta c'erano traiettorie diverse, proprio per la casualità e perché non avevano esattamente un punto in cui cercare. Dovevano cercare e basta. Non c'era modo di avere un po' più di precisione. Sarà l'equatore? Chi lo sa? Di sicuro è sabbia. Omnisphere, bentornato! È all'equatore, giusto? Devo spostarmi dall'equatore al polo nord? Grensha, grazie mille! Mi sono parcheggiata esattamente all'equatore io. Niente a stazione del sole per me, non ancora. Ok. Tecnicamente così abbiamo finito. Cioè non sono all'equatore, sono un po' più su. Nemmeno a farlo apposta. Ma ti pare? È ovvio che mi sarebbe successo. Allora,
Proviamo a cercare un po' quando c'è ancora tutta la sabbia ed è soltanto del nulla. Ora sei salva, non dire. Ok, ci sono queste cose che spuntano comunque che sia il polo nord. Scusate, che sia sabbia o non sabbia. Il problema è che sono solo delle colonne, a meno che non ci sia qualcosa sopra su cui entrare. Però no, in questo caso esce e basta. Dobbiamo trovare qualcosa che scende. Avremo solo metà del tempo. Questi sono i cannoni dell'energia. Altri cannoni di energia lì. Esce in entrambi i poli. Ok, lo spazio, il cielo, il sole. Proprio bello sto pianeta. Beh, voi a casa tutto bene? Come state? Come ve la passate? Famiglia, lavoro? Fidanzatina? Io no, non ce l'ho. La fidanzatina. Sto guardando la radio e ci chiede: dai, che bello! E che fa? Che dice? Oh, dai, fammi. Io sto seduto. Ciao, sono Panda, ben arrivato. Oh, e che facciamo? Siamo qui e ci guardiamo negli occhi. Nel re del mondo e guardo tutte le geografie intorno. Hai toccato un tasto dolente, doloso. Ah già, ricordiamo l'incendio doloso. C'eri già stata su una di queste torri, Robby? Sì, è che essendo che l'ho visto a caso, non ricordo assolutamente nulla di quello che ho visto. Sto venendo sgridato la mia madre. Che hai fatto? Guarda, Firenze si è messi come su questo pianeta, non se ne vede una. Non sono pronto per la riscossa del cuore. Ma raga, ma tranquilli! Sono single da un botto io. Cioè, vi assicuro che non è che si vive male. Aiuto. Non so perché è scoppiata questa moda del pensare che se non hai un fidanzato sei triste o sei solo o sei diverso. È soltanto una roba. Cioè, anche se non ce l'hai, non è che non hai la vita. Quindi, easy. Cioè, se siete single, che figata. Se siete fidanzati, che figata. Non è che chi è fidanzato fa parte di un club esclusivo, cioè. Anche se tutti vogliono costringerci a pensarlo che da soli non valiamo. Ma è soltanto perché ci tengono sotto controllo. Non sappiamo ancora di avere un valore finché non ci sposiamo e facciamo figli da dare alla società per fare altri figli. Nel dubbio che è figata. Mi sto obbligando a fare una passeggiata ora, ma non ne ho voglia. Dai, che poi fa troppo freddo. Oggi la vedo radiosa. Mi sono lisciati i capelli e poi li ho ondulati perché siccome questo weekend esco e non avrei avuto tempo di fare tutte queste sbatti domani che vado all'IKEA, l'ho fatto oggi e quindi ehi, poteri forti, brucia il potente. Sapere che non mi sarei mai dovuto fidanzare con quello, allo stesso tempo ho scoperto di essere un buon ragazzo. Ma sì, ma infatti. Vedete, la cosa divertente di queste regole che ci autoimponiamo è quando a un certo punto la bolla di consapevolezza intorno a noi scoppia e facciamo: ma effettivamente, ma è davvero così vero che da soli si sta male? Oh mio Dio, come 3 minuti di ossigeno rimasti? Merda! Senza ossigeno si sta malissimo, ve lo assicuro. Andiamo a prenderci dell'ossigeno. Queste sentiranno. Pagamin! Boh, sto aspettando qualcosa, un sentiero. Non lo so, qualcosa di speciale forse. Ikea maggiore di Bignole. Ehi! Che paura! Se fosse esploso qualcosa.
Temo sia molto soggettivo come discorso. L'importante è darsi valore anche se si è da soli, cioè. Non riesco a capire perché la maggior parte delle persone che conosco dico, sto ancora senza una relazione. Quella era la luna, l'ho vista. Io sono tipo, e quindi perché sei triste? Cioè, perché è una sorta di interruttore questa cosa? Esatto, poi se deve arrivare qualcuno, penso che arrivi, ma non penso debba condizionare uno stato d'animo. E ve lo dico perché anch'io ero così e poi mi sono detta, aspetta, ma perché sono triste? Non ha molto senso che io sia triste, perché da sola sono comunque fantastica, cioè comunque sto vivendo e posso fare delle cose da sola. Che se muori me lo dici prima. Sì, ma certo. Mo, quindi voglio entrare io, ragazzi. Dalle 7 che sto qua, sono la prima della fila. Primo che mi supero alle poste lo spacco. Dov'è sta entrata? Perché non aprono? È tardissimo. Devo andare a lavoro. Poste, pronto, forza. C'ho da lavorare io, eh. Dov'è? Dov'è il sentiero, le colonne, tutte queste cose che mi hanno promesso. Let me in! Andiamo all'equatore, ma prima facciamo passare le persone anziane, prego, vada. Prego, sì. Con calma, non si preoccupi, aspetto. Mordigli il braccio. Cioè, seguiamo questo. Oh, è spuntato finalmente qualcosa. Che cosa è? Un cactus? Un cactus quantico? No. Non è un cactus quantico. Prova questa. Cosa c'è da provare? Oh, eccoci. Arrivati. Buonasera. Un po' rischio il mio scout, un po' un pochino. Allora, è passato del tempo dall'ultima volta che ci siamo parlati, Pai. Che progressi state facendo tu e Ida e nei progetti nella stazione solare? Al momento la mia valutazione è che l'esito del nostro progetto sarà deflagrante, sia in caso di fallimento che di successo. Oh no, non so cosa vuol dire. Non so cosa vuol dire deflagrante. E perché non mi si è caricato il telefono? Porca di quella miseria. Perché mai? Non ha senso. Deflagrante. È una combustione subsonica che usualmente si propaga tramite conduzione e caratterizzata da grande diminuzione dell'intensità del gas d'onda. Esplode. Ok. Ehi Siri, definisci deflagrante, esatto. Esatto, in parole povere, kaboom. Grazie, Tartuga. Allora, ok. Quindi qualcosa esplode. Pai, sai bene che non lo trovo divertente. Davvero curioso, Remi, invece trova il mio umorismo detonante. E non ricordo di aver chiesto che tu monitorassi questa conversazione, Idaia. Wow! Non vedo come la velocità di propagazione del tuo umorismo abbia a che fare con tutto questo. Wow! E non ricordo di aver acconsentito dell'assistenza per la costruzione della stazione solare. Eppure eccoci qui. Quindi qualcosa esplode e qualcuno delle due aveva ragione e l'altra no. Ipotesi, passare del tempo lontano dalla stazione potrebbe giovare entrambe. Mi interessa immensamente poter testare la tua ipotesi, Yarrow. E almeno su questo possiamo dire di essere d'accordo. Ok. Capito. E se io me la gestisco bene qui, posso farmi tutto questo bel viaggetto pericolosissimo e arrivare lì sopra. Ma non è che ho tantissima voglia di farlo. Mua, Luna. Quindi non lo farò. Anche perché credo che arriverebbe
No, aspetta, forse è utile che io lo faccia. Eh sì. Arriverebbe qua dentro. E lì dentro c'è qualcosa da leggere, forse. Ah, devo farlo! Però è probabile che ci muoio, eh. Adesso vado un attimo a vedere le altre torri, magari succede qualcosa. Magari con più sabbia. Magari con più sabbia, è vero. Eccoci qua. Buonasera. Ah! Ma era del tuo. Ma non. Basta! Allora, qualcuno le tiri su. Credo. Uè, velocissima. Che non fa maturare. Il DLC che il partner ci può dare è sempre magnifico. È vero, si chiama proprio DLC. Erano sepolti dalla sabbia fino a 2 minuti fa. È vero, lo erano. Non entrerò lì. Eccoci qua. Buonasera. No, 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 no. Vabbè, fai tu. Ok. Allora. Ecco la nostra prima consegna, Yarrow, un nucleo di curvatura appena sfornato dalla forgia del buco nero. Ruth sta installando il nucleo gemello su vuoto fragile mentre ti scrivo. Vorrei poter aspettare qui, ma la forgia è il mio lavoro ancora incompleto, mi chiamano. Ritornerò presto con altri materiali. Il plurale terzo mese per te, grazie mille. È la mia gratitudine, Clary. Con questo il progetto gemello cenere è avviato. Confesso che sono molto curioso di sapere cosa avete trovato tu e Pocky nella stazione del buco bianco che ha avviato questo progetto. Potrei venirvi a trovare per coprirvi di più? Ti invito a farlo! La stazione del Buco Bianco è il modello delle torri costruito per il progetto Gemello Cenere, quindi visitare la stazione sarebbe sicuramente utile. In realtà vorrei visitare la stazione del Buco Bianco con te, Clary. Yarrow, smettila di usare questa parete pergamena per flirtare con mia sorella. Ah, c'è un nome! Parete pergamena, adesso lo sappiamo. Per quanto concerne gli affari. Di cuore più densa di una stella di neutroni va incontro alla stazione del buco bianco. L'equivalente di prendetevi una stanza. Che dolci, che carini. Smettila di usare questo muro per flirtare con mia sorella. Ho attraversato una porta, l'ho visto. Io aspetto qua. Non mi muovo. Devo capire però da che direzione. Ok, di qua. Ragazzi, vi buco sto muro, eh. Attenti tutti. Buonasera! Ossigeno, ok. Buonasera a tutti, buonasera. Che caldo. Oggi mi sento proprio Rio de Janeiro. Quindi immagino che con questo io... già. Sono sull'orbita di tutti i pianeti e posso andare... Dove mi pare. Perché prendo tutti i pianeti. Sta roba è assurda. Sto pianeta può individuare tutte le orbite dei pianeti.
E continuando a girare, può andare dove vuole, anche sulla luna quantica se vuole, che è proprio lì che ci guarda. È più grossa? Pazzesco, bellissimo. Bellissimo. Questa è la stazione di cui tutti parlavano, effettivamente. Hai capito come funzionano i buchi nel pavimento? Sì, devo mettermici in mezzo, guardare in alto e aspettare il pianeta. È che non lo voglio fare perché ho paura di andare via. E stessa cosa la possono fare gli altri. Solo che questo pianeta equivale a dove tutto. Cioè, questa è la stazione Milano Centrale. È bellissimo. Cercavo questa stazione da un botto, in realtà. Perché sembrava molto comodo. Rientrata nell'orbita? Dai, 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 dai! Niente, sa di no. Quello è il sole. Merda. Ok. C'è anche la nave, così ma giusto. La mia nave? Ok? Roberta, come hai fatto? No, ragazzi, io non lo so. Il punto delle mie live è proprio questo. Io non so che cosa succede quando succedono le cose. La mia nave è qui e a me va benissimo così. E sai che ti dico? Pff, mi sono fatta malissimo. Toh, mi riempio anche il carburante e mi aggiusto perché mi sono fatta malissimo. Voilà. Dove eravamo rimasti? Cosa mi mancava da fare? Ah già, la stazione, vado a prendere, vado dritto, era di là, dritto fino in fondo. Vado, eh? A dopo. Dunque, dicevamo, noi non l'avevamo parcheggiata all'equatore, come ci è finita? Io non ho idea, io ero salva. Poi, no, poi più, comunque si è spostata da sola. La domanda adesso è, va alla stazione? Perché per forza a un certo punto incontra l'orbita della stazione solare. Sicuramente non in questo ciclo, perché ecco dove è la nostra stazione solare, proprio lì. Quindi, vai, azzardo l'ipotesi, non so dove sto andando. Dove sono? Su? Su? Vuoto fragile. Su cuore legnoso? Ok, quindi questa è tipo la fermata. È bello. Beh, la stazione è bella che è andata. Per arrivare però in questa torre ci metti decisamente troppo. Intanto la stazione schiatta e c'hai ragione pure tu. Avevi letto un documento riguardo a queste torri? Sì, che si trova sulla nave adesso. Come torno indietro? Sto ferma? Il mio scout è a rischio perché io sono salva. A inizio loop lo rileggiamo. Purtroppo ho finito il è scaduto il nostro tempo, ragazzi. Abbiamo fatto in tempissimo. Se esce e rientri dalla piattaforma, cioè. Non devo essere allineata col pianeta? Ok, no, non devo essere allineata col pianeta, a quanto pare. Oppure sì, non ho capito niente. C'è un finto che ho capito. Finiamo l'esplorazione di questo pianeta e poi ci siamo. Non ho più il controllo della mia cosa. Ehi, ehi, fermati! Esattamente dove volevo andare. No,
Noi siamo troppo vicini al sole in questo momento, lo sapete, no? Abbiamo finito la sabbia. No, 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 no. Dove va? Perché non va a terra? Perché non scende? Ma scendi! Ma perché? Ma perché sta roba che succede a volte? Oh, ok. Allora. Perché questa cosa mi porta in alto? Non capisco. Non serve, credo. Cioè, è molto figo, però non so. Tipo, puoi vedere il sole? Boh, sì. Ah, per risparmiare carburante quando non ne abbiamo, immagino. Spedirci dritti al sole. Sempre bello, però. Direi che finiamo col botto, raga. Ci è arrivato un raid da Frozen, grazie mille! Che grazie mille! Oh, io sto per chiudere, oh no, mi spiace un botto! No, vabbè, mi spiace tantissimo, Fantalien, grazie! Tanto love per Chiki, oggi è giornata lavorativa estremamente nervosa, ma con la tua live è arrivato il momento del relax. Ringraziamo tantissimo tutti i Frozen per il suo gentilissimo raid, grazie mille, siete super i benvenuti. Io ve lo dico, domani ricomincio alle 5, il problema è che siccome oggi devo uscire, devo prendere dei mezzi, devo finire un po' prima. Mi sta per arrivare un altro raid, fermatelo! Non si può fare purtroppo, devo andare via, grazie comunque. Qualsiasi sia l'altro raid, cambiate rotta nel caso perché io sto andando via, però grazie tantissimo di tutto quanto. Allora, vi ricordo che il gioco che sto facendo, Other Wilds, lo faccio anche domani. Io sono illustratrice, che però faccio anche dei giochi. Niente, è arrivato! Grazie! Azza, no, devo dirottare via il raid perché sto andando via! Ah, porca miseria! Mi spiace tantissimo, però grazie mille a Frozen, grazie mille a Azza del gentilissimo raid. Ne sono super onorata. Io però devo scappare tantissimo, quindi, oh mio Dio, che bello che siete qui, vi ringrazio tantissimo. Sono due streamer molto gentili e qui faccio uno shoutout, vi do il benvenuto. Però siete così tanti, vi ricordo cose molto importanti. Allora, se volete conoscermi un po' meglio, se siete persone che non mi hanno mai visto, io vi dico, la settimana di live io la finisco domani alle 5. Dopodiché, lunedì che la ricomincio, è un giorno speciale perché una volta al mese, e c'è stata una pausa estiva, io faccio una giornata interamente dedicata al best of delle live di tutto il mese. Quindi io vi consiglio, se non mi avete mai visto, mai conosciuto, non sapete che cosa porto su questo canale e volete un riassunto in una sola live per capire cosa succede qui, su cosa scherziamo, cos'è che ci fa ridere, cosa mi fa ridere e quante personalità ci sono qua dentro, vi consiglio di vedervi il best Chiki best of e la live che ci sarà dalle 5 alle 8 di lunedì.
Quindi quella penso che sia l'occasione migliore per scambiarci i biglietti da visita e divertirci. Mentre se volete vedermi continuare questo gioco con Other Wilds, noi ci vediamo domani. Il riassunto è io ve lo dico, ragazzi, tutte queste cose me le prepara sempre il mio montatore video che si chiama Gabberitos, che qua in chat facciamo un applausissimo perché è bravissimo, è fantastico. Io non so mai che cosa mi prepara. So cosa faccio durante le mie live, ma lui le monta e le fa ancora più divertenti. Quindi io letteralmente mi siedo in mezzo a voi nel pubblico e ci guardiamo insieme dei pezzi montati. E questa volta, siccome è un ritorno estivo, ci sono 2 mesi, non uno solo. Quindi se volete, io ho un sacco di social, sono su Twitch tutti i giorni alle 5, quindi ci facciamo sempre la merenda insieme. Ormai sono 4 anni che sono sempre alle 5, mai cambiato orario, sempre trovata benissimo. Grazie mille a tutti, nel caso ci vediamo domani alle 5 oppure lunedì che ricominciano le settimane di live. Tra l'altro io non sto sempre col green screen, ma sto preparando lo studio nuovo perché mi sono trasferita da sola e quindi al momento so che non sembra, nel senso perché comunque lo sfondo è carino, ma siamo in work in progress, quindi ci aspettano delle belle novità ancora da definire. Vi auguro una buonissima serata. Quando è il compleanno del canale? Non l'abbiamo deciso. Però sicuramente a luglio ho iniziato la mia prima live e a settembre avevo già la partner del 2016. Quindi direi o luglio o settembre. Però forse luglio, forse l'avevano deciso il giorno e che non me lo ricordo. 18 luglio mi sa. Il 18 luglio è il compleanno. L'avevano deciso a un certo punto, raga, oggi fa caldissimo. 4 di luglio? 4 di luglio, perfetto. Grazie mille ancora di tutti i raid. Io vi saluto, corro a cambiarmi. Forse mi metto una felpa per uscire, sono super contenta. E ci vediamo domani alle 5. Mi spiace tantissimo per il raid oggi, chiedevo prima. Se mi volete, sono alle 5 comunque. Ciao, 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 ciao. Perché me lo ricordate voi, non me lo ricordo io? 4 luglio, the 4th of July.